Bonjour ragazzi, inizio questo vlog ancora come al solito, mi piace un sacco quando mi sveglio chiacchierare un po' con voi ancora così, bellettone, proprio easy easy, semplice semplice. Scusatemi la faccia come ogni volta che appena mi sveglio inizio a filmare, sono abbastanza stravolta, ma ormai siamo così in confidenza che penso che non ci faccia più caso nessuno. Siete abituati a vedermi nei momenti veramente peggiori e quotidiani, veramente. Io con voi ormai non ho più nessun tipo di vergogna. Inizialmente quando facevo i video mi ricordo non mi facevo mai vedere struccata e cercavo sempre di nei video di insomma guardare la luce eccetera. Adesso tipo con i vlog specialmente sono proprio easy easy easy, perché non lo so, mi sento come se foste parte della mia famiglia. Cioè ormai è veramente, ragazzi, se ci pensate, il 26 di agosto sono 11 anni che faccio video su YouTube, cioè 11 anni, ma vi rendete conto? Io veramente, cioè per me, e sapere che ci sono tanti di voi che mi seguono dai tempi veramente, quando ho iniziato, è una cosa bellissima, cioè una sensazione meravigliosa, siamo cresciuti insieme e quando me lo dite è veramente bellissimo, sono molto orgogliosa di questo, ma in realtà sono affezionata anche a chi mi segue da meno tempo, siete comunque parte della mia family, però è bellissimo sapere appunto che alcuni mi seguono dall'alba dei tempi. Non solo mi fa piacere, è facile dire mi fa piacere, ma mi rende orgogliosa, mi emoziona, perché quando ho iniziato non pensavo che avrei avuto nessuno che mi avrebbe mai seguito, e quindi non, cioè, sapere che ci siete, sapere che dopo tanto tempo siete ancora qui mi rende veramente felice. Quindi mia family, bonjour, è da un po' di tempo che non faccio vlog. Uno, mi mancavano, perché come sapete quando faccio video in cui non chiacchiero liberamente con voi così in pigiama come adesso, cioè iniziate a mancarmi, ma inizia proprio a mancarmi soprattutto il rapporto libero che ho con voi, di poter appunto stare in pigiama a letto e parlare con voi, semplicemente di quello che mi passa per la testa, soprattutto riuscire a rendervi partecipi delle mie giornate. È bellissimo, quindi ogni tanto veramente devo fare i vlog perché proprio mi mancano, quindi mia family. Allora, vi aggiorno prima sulla situation. Non c'è più Neil, che è tornato a casa a Bologna, ma è venuta a trovarmi Giulia, la mia amica, con la sua bimba Keira. Quindi adesso andremo, io devo filmare delle storie, per il resto sono libera appunto perché ho cercato di liberarmi il più possibile quando sarebbero arrivate loro, quindi adesso filmerò delle storie e poi andremo in centro un po' ad Alkmaar a vedere un po' la città. Oggi faremo Alkmaar, penso domani andremo ad Amsterdam. Oggi faremo un po' appunto Alkmaar e voi verrete con me. Wow, sono... Per il resto, aggiornamenti. Allora, non vedo l'ora di farvi l'home tour che penso arriverà agli ultimi giorni di agosto. E da lì in poi sarà anche molto più semplice per me farvi sentire a casa, perché appunto quando conoscerete la casa, secondo me vi sentirete di più come se foste a casa vostra. Quindi mi dispiace che ancora non conosciate bene la casa, perché lo sapete, per me è importantissimo che a casa mia vi sentiate a casa anche voi, perché alla fine, attraverso i miei video, siete talmente partecipi della mia vita che secondo me è giusto che vediate bene la mia casa e sappiate insomma come è strutturata, eccetera, per appunto sentirvi a casa con me. Quindi presto, presto arriverà l'home tour, sto veramente finendo le ultime cosine. Ah, ok, già avrete visto il video bathroom makeover, quindi sapete che quello è stato anche un mio progetto che dovevo assolutamente fare prima di fare l'home tour, quindi sono contenta del risultato, anche se il video uscirà oggi alle 17:30, non so che cosa mi direte del makeover, spero che vi piacerà, ho una paura che tutti mi diciate che era molto meglio prima il bagno, ma spero di no. Comunque, mia family, sono ancora un po' addormentata, quindi perdonatemi. Ma è stato un periodo, devo dire, molto pieno, perché ho avuto, sarà che dopo il lockdown, in più che sono in un posto bellissimo, quindi sono tutti che vogliono venirmi a trovare, e quindi anche perché in tanti abbiamo paura che ci sia un altro lockdown, poi magari in autunno, quindi cerchiamo di vederci, tutti i miei amici cercano di venire a trovarmi in questo periodo, perché poi non si sa come sarà, speriamo vivamente di no, speriamo che la gente si comporti bene e che non ci sia... Onestamente, bisogna di un altro lockdown, lo speriamo tutti, ma appunto ho avuto un sacco di amici che sono venuti a trovarmi, quindi adesso c'è la mia amica Giulia e appunto basta. Quindi mia family, adesso mi alzo, vado a filmare le mie storie, poi mi preparo e usciamo. Amore mio, ciao Gazio Demer, buongiorno Gazio Demer, saluta tutti i tuoi fans, che come al solito sei il gattino più famoso di tutto YouTube, più o meno.
Sì, bacini, bacini. Isberi enega. Vai, pichizza. Tu kai, pridi sem. In isberi ti enega. Vai. Kai bomo useli? To bomo useli? Yeah. Allora, to je samo za usnice per idratare. Allora, isberemo še enega, vai. Vedno tukaj. Perfetto, allora abbiamo dato tega. Yeah. Che love you back, quindi Keira ha deciso che oggi indosserò il love you back, ho fatto scegliere lei. E questo è il trucco, ragazzi. Non so se riuscite a vederlo bene. Comunque anche oggi molto molto naturale. E il rossetto che ha scelto Keira è appunto il love you back di MAC Cosmetics, che adoro. Quindi, che ne dite? Siamo in macchina, ragazzi, con Giulia. Ciao Giulia, che bello avermi qua, sono troppo contenta. Stiamo anche andando, noi. Se ti, cosa, cioè, ti piace fino adesso l'Olanda? Perché non hai visto tantissimo in realtà, che sei arrivata ieri, però. Ma io in realtà ero in Olanda quando avevo 12 anni. È vero, tu ci sei. Però cioè, avevamo fatto uno scalo quando andavamo in Canada, quindi qualche oretta l'abbiamo passata, ma non è che abbiamo visto un granché, però insomma, sai che io basta che... viaggio, dovete vado via, esatto, quindi... dovete sapere che sì, no, in realtà a Giulia piace, in ogni caso basta che vada su un aereo. Qualunque cosa, esatto. Però loro fanno più di solito viaggi molto impegnativi e lontani, quindi per lei essere in Olanda è tipo essere dietro casa. No, ma infatti io ho detto questo non è un viaggio, andare a trovare un'amica, fare un giretto, insomma. Per lei un'ora e mezzo di aereo non è viaggiare, devono essere no. Al minimo quante? 5-6? 2-3 aerei. Dai, 5-6 già... è già più... già si più... può già chiamare viaggio, ecco. Sì, dai, sì, dai. Dopo dipende cosa anche si fa, però dai. Certo, certo. È un po' meglio, però devo dire che viaggiare col coronavirus non è il massimo. È tutto diverso, sì. È un po' triste. Veramente, negli aerei c'è anche le cose che tu pensi magari... la gente, stare tranquilli, il contatto con le persone, quando noi viaggiamo ci piace stare in contatto con le persone, adesso però... È come se fosse tutto cambiato, sì, diverso. Chiunque può essere portatore di qualunque cosa, quindi un po'... Sì, questo... c'è quella cosa che devi stare attento agli altri, però non puoi essere maleducato, tipo spostarti, che esatto. Anche quello è brutto, però è poi anche difficile cercare di mantenere esatto, le distanze quando si è in tantissimi, quindi sì, io spero che questa cosa non durerà tanto. Io ho un po' paura, anch'io. Anche perché il distanziamento fisico, sociale, diventa poi anche molto... Attivo, è vero, me. È vero. Hai ragione, sai. Speriamo veramente che... Le perle di saggezza. Sì, no! Tristezza, ma per lo stesso Dio, no, speriamo di no. Comunque, ragazzi, allora lì si può già vedere, siamo in centro, dal Kamal, okay. Si può già vedere una delle chiese principali, non so se riuscite a vederla, comunque noi la vedremo adesso. Ok, vedi sì. Lì? Ho capito, cerca. Ecco, qui c'è il comune, dove ho fatto l'iscrizione al comune qualche giorno fa. Comunque sì, ragazzi, stiamo andando in centro ad Alkmaar, appunto, e andiamo un po' in giro oggi, senza una meta particolare, siamo un po' in relax. Sì. Quindi vaghiamo. Ecco, oggi vaghiamo un po', andiamo un po' alla scoperta, dai. Questa è Wachtplein, una delle piazze, la piazza principale di Alkmaar, che già avete visto nei miei video. E questo è il museo del formaggio. Sto portando... Giulia che era a fare un po' un tour turistico, diciamo, per quello che posso aiutarle io nell'esplorare la città, che non la conosco ancora benissimo, però stiamo appunto facendo questa, la prima tappa e la piazza principale, da qui adesso andiamo a fare un giretto, guardate che meraviglia, anche il ponticello, il canale con le casette, è bellissimo qua. E dovete sapere che uno degli appartamenti che avevo trovato era in quella casa, su quella casa lì, forse il terzo piano o secondo piano, sì, poi non sono venuta a vederlo perché ho trovato la casa dove sono ora, però teoricamente avevo visto anche qualcosina qua. Adesso siamo in fila per prendere il gelato qui. Gelato! Gelato! Gelato quasi finito e volevo farvi vedere, ragazzi, che oggi ho la nuova borsetta che avete visto nell'ultimo video, la mia Chanelina! Sono troppo innamorata di questa borsa. Ma quanto sono belle le casette olandesi, quanto è bella Alkmaar. Questa è una delle vie dello shopping. Questo è tipico olandese, ragazzi, sono questi, di solito si chiamano febo, questi ristoranti tra virgolette, ma praticamente sono molto particolari perché tu inserisci la moneta e prendi il cibo caldo direttamente, come sta facendo questo ragazzo, direttamente dal cassetto. È tipica, tipica olandese come cosa.
Tra l'altro ci siamo resi conto che trovare guanti in lattice in gomma è praticamente impossibile, è una vera e propria... Assolutamente, cioè, anche da noi, dalla quarantena non si trovava più... No, è vero, per un periodo anch'io ho avuto difficoltà, poi invece li trovavo, invece qua è... Online prezzi pazzeschi, ovviamente. È vero, come le mascherine. E niente, niente, non sono riuscita a trovare i guanti, ma fa niente. Questo è il comune di Alkmaar. Che è molto molto bello, tutto stile gotico, e anche quella chiesa gotica è molto bella. Tornato a casa e in pigiamata, ragazzi, e adesso io e Giulia stiamo preparando la cena. In realtà Giulia sta preparando la cena, mi ha detto: voglio cucinarti qualcosa, cosa vuoi? Io, boh, il brodo. E Giulia mi sta preparando il brodo, non ci posso credere, ma adesso l'aiuto perché voglio essere almeno l'aiutante in cucina, l'aiuto chef. Cosa fai? Non so. Pelo le patate e taglio i pomodorini e basta. Per gnocchetti di... Però posso provare, ma è una grossa responsabilità perché volevamo fare i gnocchetti, come si chiama, di semolino. Oh, di semolino, esatto. Di semolino, però non è facile farli, eh. Io ci posso provare, ma... Sì, in effetti... È già un po' oltre le mie cooking skills, diciamo, oltre le mie capacità culinarie, cioè siamo già un po'... Se non provo, questo è lo step non... dopo, io sono ancora beginner. Se non provo... No, in realtà li avevo già fatti tempo fa, erano anche decenti. Allora. Non so se fosse stata fortuna o cosa, però ci possiamo riprovare. Non siamo tanto soddisfatte degli gnocchi qua, ma non è un problema perché hanno un profumino buonissimo, il brodo ha un super profumino. Tra l'altro completamente vegano, neanche per l'apposta. Sì, sì. Completamente vegano, non vegetariano, ma vegano. Vegano. E questa è la cenetta, ragazzi, servita. Giulia, cosa ti sembra? Sei soddisfatta della cena? Non penso che è venuto come doveva. No, Giulia non è per niente. Al caso sono abituata con altri ingredienti, è vero. Altre spezie, altre cose, soprattutto col formaggio giusto, non una sottiletta al posto del parmigiano. Non l'abbiamo il parmigiano. È vero, non hai ragione. Però ragazzi, cioè, secondo me, guarda, vi dico la verità, il profumino è buonissimo. Abbiamo anche altre patate, carote, cipolla e poi faremo anche, penso, le patatine con gli hamburger di merluzzo, quindi buon appetito. Qui c'è un gattino che vuole le coccole. C'è un gattino che vuole tante coccole. Che bellissimo, amore mio. Sì, bellissimo, amore mio. Sì. Mi devi dare i baci?
Non ti voglio, non ti voglio. Non ti voglio. Non ti voglio, mio. Il mio gattino che è una nuvoletta, tutta soffice, soffice. Morbida, morbida è lui. Sì, la mia nuvoletta è tutta soffice. Sì, la mia nuvoletta è tutta soffice, tu. Sì. Sì. Il mio gattino tutto bianco. Tutto bianco, un po' arancione lui. Il mio gattino tutto speciale. Sei tanto speciale tu, amore mio, amore mio. Che chiacchierone che sei, che chiacchierone che sei. Tanti voci. Cadurebbero. Questa pancia. E qui c'è anche una gatta stellina che oggi non l'avete ancora vista, gatta stellina. Gatta stellina. Tanto stanca. Gatta stellina. È tanto stanca, non rompiamole più le scatole che deve fare il suo sonnellino. Invece qui c'è qualcuno, che fa Simone mio, sei bellissimo tu, la mia nuvoletta soffice. Eccomi qua ragazzi, scusatemi se parlo sottovoce, vi sto posizionando qui sul davanzale. Scusatemi se parlo sottovoce, ma non voglio svegliare la bimba che sta dormendo. Io e Giulia siamo andate a dormire tardissimo, abbiamo chiacchierato fino a tardi e mi servivano un po' di chiacchiere tra amiche. Però voglio approfittare adesso prima di andare a nanna, perché in realtà non ho filmato per praticamente tutta la sera dopo cena così, ma volevo dedicare un po' di tempo a Giulia, appunto adesso abitando lontana so che poi non la vedrò per un po', e comunque giustamente quando ho ospiti cerco di dedicarmi insomma di più a loro, e quindi magari riesco a filmare un pochino meno, quindi scusatemi. So che vi piacciono di più i vlog più lunghi e in cui vi rendo partecipi di più spezzettoni della mia giornata, quindi me lo ricordo, non vi preoccupate, quindi scusatemi se quando ho ospiti, e ultimamente succede spesso, non che mi dispiace, però mi dispiace magari se non riesco a dedicarvi il tempo che vi meritate, quindi almeno adesso prima di andare a nanna, anche se parlando sottovoce, magari riesco a fare quattro chiacchiere con voi e dedicarvi insomma un pochino più di tempo. Tra l'altro volevo scusarmi con voi perché negli ultimi due video, quelli che ho registrato nel mio studio, quindi con la reflex, adesso sto utilizzando la videocamera, quella semiautomatica per i vlog, ma la mia reflex, ho notato che nonostante nel flip ci sia il riconoscimento facciale, quindi per la messa a fuoco, nonostante il mio viso sia effettivamente a fuoco, cioè ci sia il quadratino nel flip, nel monitor quando registro, effettivamente in realtà non sono a fuoco, quindi non so, ho provato a resettare le impostazioni della videocamera ma continua a darmi questo problema, quindi datemi un consiglio. Io ho una reflex, una Canon EOS 70D 700D, adesso nemmeno mi ricordo il modello, 70D dovrebbe essere, ma penso di dover fare un upgrade, penso che sia già vecchiotta, perché non lo so, quindi volevo scusarmi con voi per questa cosa, perché un commento, non vi nascondo che mi ha colpito molto, mi è dispiaciuto, mi ha fatto sentire in colpa. Mi hanno detto: Nicole, non è da te fare due video in cui sei fuori fuoco, di solito tu queste cose non le fai, e mi dispiace tantissimo il fatto che appunto la videocamera mentre registro sembra che io sia fuoco e poi nel filmato non sono fuoco, quindi non so da cosa possa dipendere, e cioè, visto che i video comunque mi piacevano, non volevo eliminarli, quindi li ho caricati, però nel montaggio ho visto che sono appunto fuori fuoco, quindi scusatemi. Se avete dei consigli fatemi sapere, se no assolutamente devo cambiare videocamera, avete ragione a dirmelo. Ah,
e poi ragazzi, mi sono segnata perché volevo assolutamente rispondere. Nell'ultimo video che ho fatto nel makeover completo del mio bagno, in molti mi avete scritto: Nicole, ma come sei in affitto? Ma io pensavo avessi comprato casa. Ma ragazzi, io pensavo di averla detta questa cosa. Io ho acquistato casa a Trieste, quindi quella è casa mia. Ma qui sono in affitto perché il mio pensiero era, cioè avevo pensato di comprare casa subito, però poi ho detto: metti che magari Alkmaar come città non mi piace, magari voglio tornare ad Amsterdam. Metti che dopo 2-3 anni che sono in Olanda decido di voler andare a vivere in America, o decido di andare, di tornare in Italia, o non lo so, di andare in Siberia. E quindi magari è meglio prima andare in affitto per non prendere decisioni affrettate, e poi dopo un po' ho sicuramente intenzione di acquistare, non penso di stare in affitto a lungo in realtà, però appunto è solo una cosa momentanea, quindi sì, sicuramente ci sarà un altro trasloco, non imminente, ma ci sarà un altro trasloco, perché sicuramente non resterò in affitto a lungo. Poi altra cosa volevo menzionare, perché mi ha colpito anche, mi avete detto in tanti, che è da un po' che quando parlo tipo ho il labbro superiore abbastanza bloccato, e mi avete chiesto se ho fatto qualcosa al labbro. No ragazzi, non ho fatto niente. In realtà anche il filler che ho fatto al labbro superiore non lo faccio già da un anno e mezzo, 2 anni, quindi non penso di avere neanche più il filler in realtà. Non ho fatto niente alle labbra. Il fatto è che con l'Invisalign mi sembra che mi si sposti a volte, non lo so il perché, cioè non lo so, questa sensazione, in realtà è completamente fermo sui denti, cioè non si muove di un millimetro, però a volte ho questa sensazione, quindi tendo a parlare con il labbro come per tenere sull'Invisalign, non lo so, ma succede solo a me. Io continuo a parlare male a volte, con la S un po' strana, lo sentite? E poi penso anch'io di avere il labbro un po' bloccato, però è a causa dell'Invisalign, ragazzi. Se lo togliessi parlerei normale. E poi un'altra cosa che in realtà mi emoziona particolarmente dirvi, e sono un po' in ansia, non so perché, ma sono in ansia su questa cosa. Allora, in realtà non è niente di che, ma io sono in ansia perché io mi preoccupo, cioè qualsiasi che... Allora, io ci tengo talmente tanto al mio canale, ok? A voi, al rapporto che io ho con voi, io ci tengo talmente tanto che questa cosa non ho mai voluta farla, non ho mai voluto farla in 11 anni quasi di YouTube, ok? Nonostante mi sia stato proposto, e ve l'avevo anche detto centinaia di volte. Però, ultimamente, ho pensato che, visto che ci tengo così tanto al mio canale, e visto che onestamente io non sono capace di fare alcune cose nel montaggio nei miei video, ho deciso di rivolgermi ad un editor, e gli ultimi 2 video che avete visto sono stati editati appunto da lui, secondo mie precise istruzioni, esattamente su quali effetti utilizzare, eccetera eccetera, ok? Solo che io non sono capace. Quindi vorrei sapere da voi. Allora, numero 1, ero molto in ansia di raccontarvi questa cosa e mi hanno chiesto: ma lo dirai ai tuoi follower? E io, cioè, sono andata in automatico, sì certo. Quindi non so, cioè, è strano, non so se gli altri youtuber la dicano o no questa cosa, in realtà non ne ho la più pallida idea. Gli youtuber tipo Shane Dawson so che ne parla, però non lo so, per me è strano raccontarvelo perché ci tengo tanto al mio canale e non ho mai voluto avere un editor perché tengo molto al mio stile di editing. Però ho voluto prendere questa decisione anche perché in questo modo io ho molto più tempo da dedicare ai video, alla produzione dei video e alle idee, quindi penso anche di poter portare qualcosina in più al canale, oppure anche più contenuti, potrei pensare di farne magari 6 di video a settimana al posto di 5, quindi non lo so, voglio capire. Comunque voglio che, visto che lo sapete, il mio canale lo considero un po' come il nostro spazio, no? L'ho sempre considerato appunto una community, cioè un two way, ok? Per me è importante sapere che cosa ne pensate, se vi piace lo stile, se non vi è piaciuto, andatevi a vedere gli ultimi 2 video, fatemi sapere cosa vi piacerebbe vedere, magari come stile di montaggio, se vi piace di più un montaggio un pochino più, cioè meno ricco di effetti, insomma vorrei che mi aiutaste anche voi, e spero che
il fatto di avervi detto questa cosa, non lo so, mi ha messo, non lo so, spero che non mi faccia arrabbiare, non lo so, mi ha come un po' destabilizzata, perché non, cioè, non potevo, a parte che ve ne sareste accorti, anzi ve ne siete anche accorti, ma non potevo non dirvi questa cosa e non approfittare del fatto che vi posso chiedere di darmi indicazioni su questo. Quindi penso che sia una bella cosa se vi rendo partecipi del mio canale, penso che sia comunque bello rendervi, insomma, partecipi anche della creazione, insomma, dei miei video. Quindi non lo so, mi ha emozionato dirvi questa cosa, scusatemi, probabilmente una stupidaggine, comunque non saranno tutti video ma solo alcuni video, comunque però ci tengo a sapere il vostro parere. E niente, mia family, questo mi sa che è tutto per oggi, perché è seriamente tardissimo. Noi domani vogliamo andare ad Amsterdam per tutta la giornata, quindi devo veramente andare a struccarmi e andare a nanna. Quindi ragazzi, noi ci vediamo domani sempre 17:30 puntuali, mi raccomando. Io vi mando un bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. A domani, bacio.